Amici di Realtim TV, abbiamo il piacere di ospitare Carmela Pappalardo, che è al suo romanzo d'esordio, un romanzo che si chiama Tutta colpa delle bollicine. E da quanto leggo, Carmela ha deciso di realizzare il suo sogno più grande, quindi scrivere per amore ed amore. Buongiorno Carmela, benvenuta. Buongiorno Maurizio, sì, è vero, tutta colpa delle bollicine è la realizzazione del mio sogno, scrivere d'amore e per amore. So perfettamente che nel passato, nel presente e nel futuro tutti hanno scritto, scrivono e scriveranno d'amore, però anch'io volevo farlo, ci è voluto un po' di tempo, sinceramente. Per avere bianco su nero e vedere tutta colpa delle bollicine diventare un libro. Però sono molto soddisfatta e spero che la realizzazione di questo mio sogno possa essere di incoraggiamento per tutti, per ogni aspetto della vita personale di ognuno. Beh, noi siamo molto contenti, ma voglio passare subito la linea alla nostra bellissima Giusy, che non ho ancora salutato. Buongiorno Giusy. Buongiorno direttore, grazie, buongiorno a lei, buongiorno Carmela, benvenuta. Sono contentissima Buongiorno Giusy. sia per le cose appunto che abbiamo già detto e in più perché tu sei una donna siciliana e siccome io sono una donna siciliana, sono doppiamente contenta quando ci sono questi talenti e queste anche, come dire, dediche alla nostra meravigliosa terra, perché il tuo romanzo comunque, come dire, la Sicilia è quasi una protagonista anche lei, insomma si percepisce questa nostra terra meravigliosa, piena di contraddizioni, ma anche di passioni, passioni cocenti, quindi insomma è tutto un intrigo. Non abbiamo detto che tu sei anche un sommelier. Quindi questo Tutta colpa delle bollicine, insomma questo titolo, che peraltro io faccio subito vedere il libro, eccolo qua, chiaramente, vivamente consigliato, Tutta colpa delle bollicine Eta Beta Edizioni. Quindi bollicine, Carmela, il ruolo del vino in questo romanzo d'esordio, ma anche nella tua vita, queste bollicine, che insomma so che sono state importanti, non solo da un punto di vista lavorativo, ma proprio personale. Sì, hai perfettamente ragione, Giussi. Io lavoro nel settore turistico e soprattutto nel mondo vitivinicolo da quasi 12 anni. 12 anni meravigliosi di esperienze grandissime e di conoscenze grandissime per quanto riguarda il patrimonio vitivinicolo della nostra bella Sicilia, ma non solo, dell'Italia tutta. Fondamentale nella mia vita perché cercherò di stare attenta con le parole perché non voglio che passi un messaggio sbagliato. Il vino è stato fondamentale nella mia vita perché mi ha dato la possibilità di reinventarmi come persona. Perché quando sono entrata a far parte di questo mondo, uscivo fuori da un momento difficile della mia vita, di un cambiamento che neanch'io mi sarei aspettata. E sinceramente non è che conoscessi molto del nostro mondo vitivinicolo. Sì, da bambina ero stata appassionata dai colori del vino, ero affascinata dai momenti della vendemmia. Dalla convivialità che si ha durante la vendemmia, ma come ho sempre detto, io ero astemia, anche perché da bambina avevo avuto una brutta esperienza perché mi trovavo con la famiglia in una scampagnata, sai, le nostre scampagnate siciliane. Sul tavolo c'era di tutto come bevande, dal vino bianco al rosso, birra, Coca-Cola. Io curiosa, a 9 anni, ho bevuto un po' di tutto e poi mi hanno ritrovata, insomma, che piangevo a Benissimo. morte e avevo pensato che mai più avrei bevuto del vino. Infatti, quando sono rientrata una sera dal lavoro a casa dicendo ai miei che stavo per frequentare un corso da sommelier, i miei, giustamente, che cos'è una sommelier? Sai, degusta il vino. I miei, ma come? Proprio tu che non hai mai bevuto vino? Sì, però quello che vorrei soprattutto che passasse come messaggio ai giovani, soprattutto mi rivolgo, e non solo ai giovani,
sappiate che per apprezzare un vino bastano piccoli sorsi, non è che c'è bisogno di eccedere, perché poi se si eccede nelle cose non solo facciamo del male a noi stessi, ma neanche apprezziamo le cose. Quindi sempre moderazione. Ripeto, per me il mondo del vino è stata salvezza. Salvezza che mi ha dato la possibilità, ripeto, di scoprire cose di me stessa e di mettermi alla prova soprattutto, e oggi ho unito due grandi passioni, il mondo del vino e la scrittura. E ci sei riuscito benissimo, quindi direi, ecco, passami il termine, tutta colpa e tutto merito anche di queste bellissime bollicine, di questi colori, di questi profumi. Mi è piaciuto molto anche un po' il paragone, le metafore di queste bollicine che salgono su, o il vino che somiglia alla lava dell'Etna. Ecco, tu sei siciliana ma anche un po' figlia dell'Etna, nel senso che vivi alle pendici dell'Etna, e io so quanto è importante, da siciliana però agrigentina, so quanto è importante invece per chi vive vicino all'Etna la presenza proprio di questa, di quest'Etna. No, come la vivi, come la descrivi? Ma guarda, io l'Etna ce l'ho nelle vene, non ho sangue nelle mie vene, ho la lava che scorre, ho la forza della nostra bellissima Etna. È vero, a volte, sai, anche durante le degustazioni, durante il mio lavoro da sommelier, soprattutto gli stranieri, no, mi chiedono, ma l'Etna... quando è in eruzione non hai paura? Ma paura si ha sicuramente, non lo si può negare, no? Però l'Etna ha un fascino incredibile, dà tante risorse, ha dato delle risorse a me per scrivere, no? Ha dato delle risorse a me per potermi confrontare con un mondo che non conoscevo, dà lavoro a tante persone, è una ricchezza inestimabile che noi siciliani abbiamo, che forse molto spesso sottovalutiamo, poi sono magari gli altri a ricordarci. Quello è un punto che diciamo spesso, di non renderci conto delle nostre, insomma, risorse, di tutto ciò che c'è di prezioso nella nostra terra, esatto. E non al massimo, purtroppo da siciliana lo dico, perché purtroppo è un po' una cosa ricorrente in noi. Speriamo di migliorare, stiamo migliorando per esempio col vino. Certo, siamo migliorati molto col vino, quindi spero e voglio sperare che continueremo a farlo con tutto. Al romanzo, allora, abbiamo detto appunto scrivere d'amore per amore, quindi è una bellissima storia d'amore. È una storia fatta chiaramente di rimpianti, passioni, sofferenze, gioie, dolori, come la vita, come sono le storie appunto d'amore. È molto interessante il gioco che fai di flashback, perché è una storia che appunto si ritrova poi 6 anni dopo, quindi c'è un prima, c'è un dopo, e questo dalla lettura la rende molto piacevole. Quindi è molto coinvolgente, è molto intrigante. Diamo ai nostri amici a casa, senza spoilerare chiaramente, un po' quella che è la storia, nel senso i due personaggi, deliniamoli un po', questi due totalmente diversi personaggi, e diamo proprio così una linea così guida agli amici a casa. Ma guarda, tutta colpa delle bollicine, sì, è una storia d'amore, ma non solo, è una storia di vita, è una storia di sentimenti che mi appartengono anche, come dei legami forti che possono essere appunto l'appartenenza a un luogo, in questo caso alla nostra Sicilia, l'appartenenza a una famiglia, legami forti come possono essere l'amicizia anche. Edoardo e Michela sono due ragazzi profondamente diversi, la notte e il giorno. Edoardo molto schivo, molto chiuso per tutte le brutte vicissitudini che ha dovuto subire e superare nella vita. Michela, questa ragazza solare, fiduciosa, pronta alla vita, pronta a scalare anche la montagna più alta per raggiungere quelli che sono degli obiettivi nella sua vita. Una storia d'amore che nasce tra due ragazzi appena diciottenni, che inizialmente
attraverso delle schermaglie cercheranno di allontanarsi l'uno dall'altra perché non si accettano, non vogliono, come dire, soprattutto accettare il sentimento che potrebbe nascere, tant'è vero che poi sarà proprio Edoardo che è il protagonista maschile che metterà fine a questa amicizia. Ma il destino, sai, alla fine poi ci mette, o vogliamo o non vogliamo, ci mette sempre di fronte poi a delle scelte dalle quali non possiamo sicuramente scappare. No. Questa, il ruolo del destino, del caso, degli incontri, sì. Di quello che è scritto, no? Punto, è così. Sì. Quindi in questo viene fuori questa cosa. E poi appunto anche un po' questa paura dei legami, Carmela, nel senso, sì. Tu l'hai appena detto, cioè si sono quasi spaventati di quello che stava per nascere, che poteva nascere. È un po' figlia del nostro tempo questo terrore dei legami o dei legami importanti, duraturi. Cioè, tante coppie spesso si fanno spaventare da questa cosa al giorno d'oggi in particolare. Ma guarda, io ti dico francamente una cosa. Ho compiuto da circa 4 giorni 52 anni. Oh, wow! Chi l'avrebbe mai detto? Sì. Altro che... Ho la possibilità di lavorare ed essere circondata nel mio lavoro da tanti giovani, dai 22 anni ai 30 anni, e tutte le volte dico loro: mannaggia, mi dispiace che avete perso il gusto di scommettervi. Perché a volte un legame è anche questo, no? È scommettere, perché mi rendo conto che, e l'ha evidenziato purtroppo il Covid, questo terribile male che insomma ha afflitto un pochino tutti negli ultimi 2 anni e mezzo, ma che ci ha fatto proprio capire quanto fossimo privi di legami. Pensavamo di avere dei legami, di avere, insomma, come dire, delle emozioni, ma in realtà poi il Covid ha messo a nudo che le vere emozioni le avevamo perse. Le abbiamo scoperte nel momento in cui ci è stato impedito di poterci abbracciare, di poterci stringere la mano, di poterci guardare. Non attraverso un telefonino, come ormai tutti i giovani li vedo sempre lì col telefono a scambiarsi i messaggi. Io mi ricordo che a 15 anni, a 16 anni, a 20 anni dovevo fare le lotte con i miei, soprattutto con mia sorella, per avere il telefono di casa libero, perché magari speravo che mi arrivasse la telefonata del ragazzo che mi piaceva. Oggi questa emozione non c'è più, o perlomeno si è persa veramente, però il Covid poi ci ha fatto riscoprire che avevamo delle mancanze, quello che davamo per scontato come un abbraccio, come lo stringersi semplicemente la mano è diventato fondamentale, non era poi così scontato. Paura dei legami? Sì, c'è tanta paura, è vero. Io non mi illudo di poter cambiare la realtà in cui viviamo, spero solamente che attraverso tutta colpa delle bollicine possa essere magari una piccola goccia che possa fare ricordare a chi avrà voglia di leggere il mio libro che, per quanto difficile possa essere la vita o possa metterci degli ostacoli, i legami sono importanti,
l'amore è fondamentale per aiutarci. Esatto, infatti questo è un messaggio forte e chiaro che arriva, come quello che hai detto prima, anche dei sogni, perché credere nei nostri sogni è fondamentale per andare avanti, è una cosa importantissima. Legami, sogni, l'amore e poi le nostre radici, la famiglia, i legami affettivi. Ecco, dentro questo tuo romanzo c'è tutto questo, i nostri amici a casa lo leggeranno con tanto tanto piacere. Un'altra cosa che mi ha colpito è il ruolo un po' della donna, no? Il ruolo della donna siciliana viene un po' fuori, perché queste donne siciliane allora sono particolari, Carmela, dai, e tu l'hai evidenziato un po' in questo libro. Com'è la donna siciliana? Il ruolo che gli hai dato è... Che ha, secondo te? Ma per me la donna siciliana, la resilienza per eccellenza, la forza, la voglia di non arrendersi, il coraggio di affrontare le sfide, la donna siciliana è mamma, è sposa, è un'impiegata, è una sognatrice, ma è soprattutto una donna forte. Purtroppo, permettimi se apro questa piccola parentesi, mi accorgo che spesso ci facciamo prendere, soprattutto noi donne, dalla vita quotidiana e dimentichiamo di essere delle donne forti. Spesso, sai, sempre per ritornare un po' anche al mio lavoro, mi chiedono perché l'Etna, se è un maschio, se è un monte, lo chiamate la signora. E io dico, guardate, perché l'Etna è vero, è un monte, ma è una grande donna, ha un sacco di capricci, è capricciosa come noi siciliane, nel senso buono del termine. Certo. Forza, l'Etna ha una resilienza, è un'adrenalina, e le siciliane quando vogliono e se vogliono sono una grande fonte di adrenalina grazie alla loro forza. Chiaro, forte e chiaro, e il paragone è meraviglioso oltre che calzante. Senti Carmela, complimenti vivissimi per questo lavoro, ti chiedo se stai già pensando, sei già partita a dedicarti a un nuovo progetto? Sì, c'è già un progetto, un secondo libro, di cui però non ti svelo di più, no. Ti dico solamente che è legato a un altro mio sogno, che è quello di visitare il Giappone e la Corea, che... Mi piace molto questa cultura, mi affascina tantissimo. E nel secondo libro ci potrebbe essere qualcosa legato a questo mio viaggio che farò al più presto. Mi sembrano delle ottime premesse, noi ovviamente ti seguiremo, intanto ti ringraziamo ancora e consigliamo a tutti gli amici a casa Tutta colpa delle bollicine, Eta Beta Edizioni. Per Real Team TV, Carmela Pappalardo. Grazie Carmela, è stato un piacere, alla prossima. Grazie a te Giussi, è stato un piacere anche per me, gentilissima. Ciao Carmela. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.